Il Rococò nacque in Francia nella prima metà del Settecento, come naturale evoluzione dello stile dominante nel secolo precedente, il barocco. Il nome deriva dal francese rocaille, termine usato per indicare un tipo di decorazione da giardino caratterizzato dall'utilizzo di pietre e conchiglie. Questo stile si sviluppò prevalentemente nei paesi d'Oltralpe. In Italia fu accolto principalmente nelle città del nord, Torino, Milano, Venezia, e in quelle di Porto, Genova, Napoli, Palermo, dove i contatti con la Francia erano favoriti. Nel resto della penisola, invece, rimase ben saldo il gusto barocco che aveva avuto come suo epicentro Roma. Per tale motivo, tutte le regioni che subivano l'influenza dello Stato Pontificio arrivarono in ritardo con uno stile denominato barocchetto, praticamente un barocco molto alleggerito, per passare poi rapidamente al neoclassicismo. Dal barocco, il Rococò ereditò direttamente l'amore per le decorazioni fitomorfe, cioè a base di elementi vegetali, il cui antenato è da ricercarsi nelle grottesche del periodo manierista. A differenza dell'impeto dinamico delle potenti decorazioni seicentesche, quelle del Rococò sono caratterizzate da maggiore leggerezza e ariosità delle forme. La leziosità della decorazione Rococò rispecchia pienamente l'aristocrazia dell'Europa del tempo, libera dalle preoccupazioni e impegnata, diciamo così, in continui svaghi, balli e feste. Anche per questo le forme si liberano, i mobili si curvano, la simmetria non deve più essere rispettata, tutto diventa libero. Tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, la scoperta tecnica di realizzare lastre di specchi più ampie porta a un grande cambiamento nell'arredamento, che trasforma la luminosità delle case e la composizione delle boiserie. Si consideri che gli specchi avevano una funzione illuminante, riflettevano, ampliandola, la luce del sole o quella dei lumi. Infatti, negli inventari spesso sono chiamati luci. Grazie a ciò, nei palazzi si allestiscono dei saloni destinati a feste e balli, dove i grandi specchi sono ornati con raffinati stucchi dorati, che movimentano elegantemente le architetture e riflettono la luce con un prezioso riverbero color oro. Piuttosto che nelle vere e proprie forme architettoniche, il Rococò trovò ampio impiego, come si è visto, nelle decorazioni. Le linee sinuose ma raffinate trovarono infatti grande applicazione negli arredi e nei piccoli oggetti, soprattutto ceramiche e bronzi, che meglio si adattavano a queste forme. La struttura dei mobili, come armadi, credenze e trumeau, si movimenta con forme sagomate e curvilinee, rendendo il loro profilo, la loro silhouette, aggraziata ed elegante. Infine, i mobili sono rivestiti di preziosi legni esotici, come i palissandri. Rilevante in particolar modo è il confronto tra i tavoli da parata barocchi e quelli espressione del gusto rococò. I primi sono caratterizzati da un vero e proprio apparato scultorio che si sostituisce alla base, sormontato da un pesante lastrone marmoreo che ne costituisce il piano. Le console settecentesche, invece, sono costruite con forme più sottili e presentano una decorazione che non nega la struttura portante. Le gambe arrivano a liberarsi anche delle crociere centrali, si incurvano, e l'intaglio decorativo riprende motivi vegetali o naturali, quali le conchiglie, in maniera meno teatrale rispetto al barocco romano puro, ma con uno scopo puramente decorativo e vezzoso.
Talvolta la decorazione viene del tutto rimossa lasciando in mostra la struttura delle forme mosse. Anche i piani, in alcuni casi, si modificano, non più in marmo, ma in legno, spesso finemente intarsiato, con eleganti arabeschi in linea con lo stile rococò. Il rococò è, dunque, uno stile caratterizzato da una derivazione diretta dallo stile barocco, sua naturale evoluzione alla luce dei profondi cambiamenti che contraddistinguono il primo Settecento. Già prima della metà del secolo, però, alcuni letterati e filosofi, stanchi della dissolutezza in cui vive l'aristocrazia e spinti da alcune scoperte archeologiche, porranno le basi dell'illuminismo che porterà ad un grande cambiamento sociale e delle arti.